Occhio che se ti avvicini ancora un po' scatta la sfida, eh. T'avevo avvisato, bimbino, eh. Ora entrambi abbiamo la medaglia erba e se vogliamo proseguire la gara dobbiamo battere il ferro finché è caldo, eh. Ogni momento è buono per allenarsi. A quanto ce l'hai, tipo, Rory? 24/22. Ok, quindi come niente. Sì, sì. Parte la sfida di Hu, allenatore, che manda in campo Vulu. Oh! No! Che male gli fa! Vediamo che passa su fatte le nostre squadre ora che entrambi abbiamo una medaglia. Ma che è quel Pokémon col porro? Ma che... No, 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 pipì! Va benissimo, faremo solo il taglio furia. Hai finito i pipì! 77 taglio furia, non è un problema. Taglio furia. Crit. Boh, un brutto colpo. Che culo che c'hai, bimbo. Se no, doppio calcio di più. Ma tipo il drop kick, me lo immagino, per fare doppio calcio. Comunque sì, è questo il punto. Mi ha crittato. Sì, è questo il punto, esatto. Dai, un altro bel taglio furia. Patum, zipemz. E giù blu. Dobbiamo switchare. Pim, 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 pim. Metterei il sogno livido. Lady Porskar rientra. Entra sogno livido. La maestra Lady Porskar vuole che anche il bimbo si diverta. Attenzione, qui mi sguardo. Intanto vedo di là una maledizione del dipinto che colpisce le pecore. E andiamo di elettrococcola. Perché è quello che le ha insegnato Lady Porskar, le coccole. Ma le coccole quelle che fanno male. La difesa di sogno livido diminuisce. Ma andiamo di Nuzzle. Here comes the Nuzzle! Come diceva il commentatore del VGC 14 ai tempi di Patch Razor. Mi sta abbassando l'attacco e si sta alzando la difesa. Maledetto. Mi faccio due PS alla volta. Sogno lipido va di acido. Ma non lo finisco di Yamask. Se no la becchella. Non ci fa niente. Oddio no, si fa niente. Acido, acido. Perdono 25 volte. Non ci posso credere. Sogno livido, finiscilo. Sogno livido, finiscilo. Oh no. Bene. Oh no. Avevo una pozione. Merda. Mi resta solo un poema, ma non è caso di farsi pigliare da Spagno, eh. Questo è un lavoro però per Meta Knight. Dimmi. In chat mi hanno detto di usare Ombra Notturna, ma non è so. Funziona, funziona uguale Ombra Notturna, perché è una... Ma è spettro! Ma funziona uguale perché è una mossa da danno fisso, fa 22 di danno. Hai ragione, non è un dubbio, è un dubbio lecito il tuo. Dai, nuova mossa. Nuova mossa imparata durante gli allenamenti. Non più ramo stoccata, ma foglie lama. Non più evita l'attacco. Non ha effetto. Ah, non ha effetto. Allora niente, scusatemi. Guarda. E anch'io pensavo di sì. Crit? No, niente. Vai Chiara, diglielo, Nabbi. Oh. Non capisco, abbiamo entrambi la medaglia erba, ma sei più forte di me. Ma com'è possibile sta cosa? Sta cazzo. Allora errore mio, ma io ero convinto che funzionasse. Ma no, errore tuo, che ti dico? L'ho letto, ma non mi tornava per un cazzo sta cosa. Io so che alcune danne. Danne, vabbè. Mosse a danno fisso funzionano anche indipendentemente. Comunque, dai tipi. Io ho rinunciato. Stavo cercando di buttarlo su con. Con Yamask. Sì, ma. Ero arrivata là. Fagli le vite rosse. Su Bulky. No, 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 no. Che aspetta. Non è Bulky. Intanto ti metto un'altra musica perché sennò usciamo le palle. Non è Bulky. Non è ha Bulky. Fatto... Ah, ha fatto riccio scudo. Ha fatto riccio scudo, penso, tutte le volte in cui poteva farlo. E guarda. Non è questione di Bulky. Is this real life? Capisci? Per chiedere scusa a Chiara, scrivete se fu, vero? Giusto. Però c'è chi l'ha fatto volontariamente, sono tanti, tanti subbini che professando la loro ignoranza come me lo hanno fatto. Grazie. Ho letto, e vabbè dai, seppuku. È bellissima come cosa. No, no, tu c'hai focolotta integrato, ma non è focolotta. Ah ecco, per quello. È un errore comprensibile questo, è quasi un non errore in realtà. Ok. Ma la cosa bella ragazzi è che dovete sapere che questo starter avrà Protean. E quindi cambierà tipo. E ho letto un sacco di meme sul fatto che imparando mosse lotta dice quando Game Freak non... dice quando Game Freak non può fare fuoco lotta, quindi gli dà Protean, così almeno può diventare lotta lo stesso. Ma quindi con Protean prende il doppio tipo, diventa no no tipo mono puro, diventa solo lotta tipo ancora meglio puro di quello puro. Sì, 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 diventa pure fighter come la Flex, diventa pure fighter, esatto. Ci sono cose. Ok,
Vorrà dire che dovrò allenarmi di più. Che devo fare, ragazzi? Bim. Il sugo. Vado avanti io. È ora di affrontare Azzurra, la capopalestra di tipo acqua. Dai, su. Andiamo a affrontarla, dai. C'è un Eldegoss che vola. Ce l'hai Eldegoss? No, sì. No, lo so. Prendo il volo. Ho preso. Ce lo dovrei avere anch'io. Scusate perché per il sugo. Dovrebbe essere sì. Ma sto facendo il raduno. Allora, intanto che prendi Eldegoss, prendo quello che non c'è. Ragazzi, è un leggendario questo schifoso. Ma sei tu da solo per ora? Sì. Ciao ragazzi. Ciao Sa. Allora, lui è Samuele. Io immagino che qualcuno di voi magari già sa chi è, però io lo presento lo stesso. Lui è il coinquilino di Giampiero, che arriverà tra poco anche lui. Loro sono nostri ospiti stasera. E se andate a vedere le storie di Giampiero, lui è un Pokédex anche vivente. Sì. Ma ce l'ho fatta? Guarda, guarda, guarda quanta precisione. È arrivato Samuele, cioè, no, ma sono stato fino a mo a cercare di catturare tutti e due. Vabbè. Quindi, come chiamiamo Eldegoss? Però hai saltato la scheda del Pokédex di Eldegoss. Allora, cioè, leggi. Ah, ok, leggi pure quella di Wobbuffet, vi faccio vedere il suo superpotere. Vai. Wobbuffet vive nel silenzio e nell'oscurità, per nascondere la coda nera come la pece. Non attacca mai per primo. Ma perché è la voce uguale al Pokédex? L'ho scoperto casualmente. È uguale, ti hanno preso per doppiare il Pokédex e non lo sapevi. Ma infatti mi sa che niente. Ah, il nuovo lavoro. Cambio lavoro, infatti ho detto mollo tutto. Molli tutto e fai il Pokédex vivente. Allora, come lo chiamiamo? Allora, io ti dedicherò il Wobbuffet del quale hai letto la scheda. Renato. Che bello, Renato. Benissimo. Allora, qui c'era un oggetto... C'è una trainer qui, che è un bulbo. Ah, ok, sì, qui sopra. Per ora i titolari sono quelli che vedi sopra in grafica. E poi c'è altra roba. Allora, Kerubi. Oh, siamo super efficaci. La Riccardo Lead funziona qui. Una sola cosa, o magari al contrario, in un'intera puntata non succede niente e in un'altra puntata ne siamo magari ci perdiamo a fare cazzate. Capito? Tipo vestirsi, tipo andare a comprare i vestiti, quelle puttanate là che fanno i giocatori che non sanno giocare a Pokémon. Ta-ta-ra, ta-ra-ra, ta. No, no, no. È vero, però. No, no, no. Però è verissimo, ci credo un sacco. No. Allora, andiamo di forza antica. Come direi. Lo chiamo Drifloon? Lo chiamerei Saidonia, ma ho già dato il nome Saidonia a un altro Pokémon. Perché vuoi chiamare Drifloon Saidonia? Perché mi fa caccare Saidonia. Saidonia o Drifloon? Drifloon, in realtà, ho detto male. Fallonia, vabbè. Fallonia? No, Pallonia. Ah, Pallonia. Fabiola, donna in carriera, vuole lottare. E comunque questa Fabiola assomiglia alla Fabiola che conosco io. Ah, sì? Perché anche lei ha una rana che... bipede. Quello ancora non lo so, però è uguale. È uguale. Veramente, e poi di Fabiola non è che esiste. Sì, esiste una, probabilmente in Italia la conosci tu. Ci siamo? Siamo arrivati a Killford. Ah già, qui c'è l'outfit esotico a Killford. Killford, ragazzi, è una città sul mare, come potete ben vedere, e quindi direi subito di triggerare il tutto. Vai, vai. Allora, questa la devi fare tu, ovviamente, essendo donna. Okay. Però se Sonia era molto, così, no, sempre visto contenta, lei invece è molto acida, okay? È molto bitch. Antipatica. Antipatica, sì. Sono spiacente, ma... in questo momento il presidente è impegnato. Vi prego di lasciarci passare, largo, largo. E va bene, sarà per un'altra volta. Presto, presidente. Comunque io la sera sulle sue foto, ecco, insomma, le nudes. Ci si vede, prometto. Vi prometto che vi farò un autografo. E vi regalerò anche una mia card della Lega Pokémon. Mentre sono in mutande, come potete vedere. Olive, non ti sembra di essere stata un po' troppo dura con le nostre fan? Vanno trattate con estremo riguardo, del resto dobbiamo tutto alla gente e ai nostri iscritti. Ne sono consapevole, è per questo che dobbiamo continuare a impegnarci costantemente per loro. Presidente Rose, anch'io farò tutto ciò che mio potere per essere utile a tua. Aspetta, tu eri Ugo. Franco. Beat! Sì, ma certo, Beat, ma certo. Sono lieto di vedere che hai fatto tanta strada dal giorno in cui ti ho regalato un Pokémon. È molto serio. Chissà chi riuscirà a spuntarla nella sfida delle palestre, tu o uno degli allenatori sponsorizzati dal campione?
Ha tutta la mia gratitudine per aver risposto la sua fiducia in moi, presidente. Le prometto che non la deluderò. E ora, col permesso di sua... Ce la puoi fare proprio. Oh, ma guarda, Checco. Sono curiosissimo di scoprire come mai Dandel ha scelto di sponsorizzare proprio te. Sono serio. A proposito, ho appena avuto una delle mie idee geniali. Presto affronterai la Coppa Palestra Azzurra, vero? Vieni a trovarmi quando avrai conquistato la sua medaglia e festeggeremo la sua vittoria con stile per tutta la noce. Sarà l'occasione perfetta per conoscerci meglio. Presidente, dobbiamo andare. Metticela tutta per il glorioso futuro di Galar. Sono serio. Il presidente ora si recherà al famoso ristorante Frangifrutti di Mare. Vai a ottenere la medaglia acqua e raggiungici lì, non farci aspettare troppo. Va bene, con calma. Ma vogliamo parlare del fatto che Rose non si ricordi chi è Bit? Allora sì, nelle teorie avevamo pensato che Rose e Bit potessero essere abbastanza vicini e che Rose tenesse in qualche modo a Bit. Non è così. Bit sembra tenere a Rose, perché abbiamo visto Bit che dice: presidente, l'aiuto, tutto quello che vuole. È gasatissimo del fatto di essere sponsorizzato da lui. Rose invece non sappiamo che rapporto abbia con Bit. Lo ha sponsorizzato, quindi un motivo per il quale lo ha fatto ci sarà, ma non vale nulla per lui, non si ricordava neanche il suo nome. Sì, vabbè, Bit, chi sei sei, vediamo se ce la farai a vincere la sfida alle palestre. Quindi molto particolare questo rapporto, che esploreremo in seguito nel corso della trama. Per ora teniamo questo punto fermo. Bit ci tiene a Rose, non è bionivoco questo rapporto, Rose se ne fotte di Bit. Chissà perché il fenomeno Dynamax si può osservare solo a Galar. Pensa che nemmeno la professoressa Flora è arrivata a capo di questo mistero, ma forse Sidonian sì, nei videoteoria. Scopriremo se... Però potrebbero aver messo le basi per non riproporre il Dynamax in Knowledge. Certo, assolutamente, ma io lo spero, come ho sempre detto, perché non lo vorrei... Non lo vorrei, insomma, in qualche modo vedere di nuovo. Non esagero quando dico che il presidente Rose è l'artefice dello sviluppo di Galar. Ragazzi, notiamo anche un'altra cosa, quindi. Molti NPC hanno già menzionato quanto è fico Rose. Galar ama questo presidente. Lo adora alla follia, in qualche modo. E ci tiene al fatto che il presidente tenga a loro, in qualche modo, no? Quindi, il presidente, lo avete visto anche prima, no? Dobbiamo occuparci di tutti quanti i nostri fan, non essere troppo dura. E la stessa Olive, in realtà, ha detto sì, dobbiamo comunque fare tutto per loro. Un po' come Ciccio Gamer, no? Lo fanno per loro. Esatto, per gli iscritti. A questo punto io ti direi palestra, perché poi ci prendiamo la pausa. Allora, queste case qui non valgono assolutamente nulla. Intanto, ragazzi, questi due Pokémon non sappiamo ancora cosa sono, non vi spoilerò nulla. Ma palesemente non sono degli emblemi di Zacian e Zamazenta. Sono due Pokémon che vedremo tra un po', penso. E non so neanche bene perché siano qui. Comunque interagiamo e leggiamo che sono i due Pokémon che hanno protetto il faro. Quindi anche qui abbiamo avuto una combo di teorie non confermate, sia Bit e Rose che questa statua. Ma non vi preoccupate, che le teorie confermate arriveranno e ce ne saranno anche di grosse, veramente grosse. Ma sei uno sfida palestre, vero? Come hai fatto a sapere? Sei sponsorizzato da Dandel, no? Sei diventato una mezza celebrità fra i capi palestra. Tieni, mio caro VIP. Così sai, anche tu saprai qualcosa di me. Bene, ti aspetto allo stadio di Kilford. L'unica cosa che amo più della pesca è una bella lotta Pokémon e non vedo l'ora di sfidarti. Facciamolo, direi. Facciamolo. 5 rete ball, attenzione. Peschiamo. No. No, dai, non puoi non pescare. No, no, posso non pescare. Dai. Va bene. Non se tiri su un Magikarp te, io no, quanto ti sfotto. Ma io non ti ho mai sfottuto. Ok. Uscite. Arrochiuda! Oh, ho visto! E non voleva! È la prima volta che pesca qualcosa che non sia un Magikarp. Ragazzi, come lo chiamiamo sto pesce? Ragazzi, secondo casting per Samuele per il Pokédex. Vai. 3, 2, 1. Arrochiuda, tipo acqua, altezza mezzo metro, vargoglioso della sua mandibola appuntita,
Appena nota il primo movimento, parte subito all'attacco. E poi ci vuole anche il sound effect, esattamente. Sapete che tra l'altro Samuele è la persona che ha curato la pagina del viaggio, dell'ultimo viaggio in Giappone che abbiamo lanciato. Quindi, cin ciao! Chiamalo finalmente. Alberto. Alberto ci sta secondo me. Alberto è bello come nome. Cin ciao, Pokémon pescatore. Il suo unico mezzo di comunicazione negli oscuri fondali oceani sono le luci delle sue antenne, che lampeggiano costantemente. devo fare un nuovo suono. Certo. Come lo chiamiamo? Così, per rimane più facile. Peppe sei più abituato. Sì. Come lo chiamiamo lui? Abajur. Manu ciao. Però si chiama Manu ciao. Ovviamente. Ok, ci sta. Ah, eccola qua la calamita. Stava proprio... Abbiamo preso un bel cottonino che si chiama Batuffolo. Sono due velocità X. Ti immagini mi avessi inviato un cottonino con scritto tipo Riccardo, no, Paolo, fantastico, Giorgio. Quittavamo tutto, sì. Bravissimo. Lasciavamo giocare lei quindi. Se vieni qui invece prendi calamita nella piazza, una conchinella nel porticino. Ehi là, chi si rivede? Chi sono? Che domande? Sono io, il tuo affezionato ballino. Ma quello è un amo. Colgo la palla al balzo per regalarti una Pokéball davvero irresistibile. Ecco a te la Troc. No, è un Escaball. Oh, questa è l'animazione che mi garba di più di ballino. A cosa serve la Escaball? Non lo sai. Guarda che esco, me ne vado. Come ho fatto io prima con Magikarp. Scherzo, serve a catturare più facilmente i Pokémon pescati. È consigliatissima per chi ama i Pokémon di tipo acqua. Pazzesche le Pokéball, vero? Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Benvenuto a Sfida Palestre. Cominciamo subito con i preparativi per la sfida? Beh, certo che sì. Bene, prima di tutto bisogna indossare la divisa. Oh, la divisa ti sta alla perfezione. Ora puoi iniziare la missione. Prima che tu vada, ricorda che durante la missione non potrai usare il box Pokémon. Allora, ci siamo ragazzi. Questa è la palestra della demo che avete provato anche a Games Week, a Lucca, noi alle 3 di Los Angeles a giugno. Quindi, non hai dato la calamita a Toxic. Non ho dato la calamita, ok, la do subito. Gli do subito la calam. Noti qualche differenza dalla demo? No, è uguale. Questa parte qui è identica. Poi cambiano i Pokémon, ovviamente. Okay. Cioè, i Pokémon che ci sono diversi. Ma quindi, ma siamo a Sinalunga? Siamo a Sinalunga, questa è nuova. Questa è sul mare. Però siamo a Rimini. Okay. Perché lei va al papete. Lei è vestita da papete. Siamo a Rimini, ok? La missione della palestra di Rimini consiste nel superare il labirinto e raggiungere il traguardo. Delle cascate di acqua ti sbarreranno la strada. Come farai a passare? Beh, se provi a premere quel pulsante rosso lo scoprirai. Ebbene, che abbia inizio la missione. Benvenuti allo stadio di Rimini. Lasciati inondare dall'eleganza della piadina con la squacquarone e rugola. Va bene, lo farò. È l'acquario di Rimini. È l'acquario di Rimini, esattamente. E in realtà l'acqua che scende è squacquarone. Bagno nel formaggio. Ci ho pensato un po' nel... Te la sei immaginata? Così. Elettroscoppola. Ce ne vogliono 400 tipo. La calamita non gliel'ho data, mannaggia a me. Che memoria labile. Mannaggia a me. È vero. Sì, me ne scordo in continuazione di strumenti. Dai, rimani parrato per l'amor del cielo. Vabbè, io giuro che vanno quasi. Dai, vieni giù. Patunzi. Arrivederci, grazie. Ciao, ne time pole. Ma Dread non è roccia. Cosa? Dread non è roccia. Sì, roccia acqua. E io li vado contro con un volante. Non è roccia. È vero. Non va bene. Io? Non va bene. Virgola Meo. Meo. Ti piace Krabby? Ma sai, non tantissimo. Non ti è piaciuto, mai piaciuto Krabby? Pokémon preferito della prima generazione? Il tuo? No, il tuo. Il mio, della prima generazione. Ma sarà lo starter. Io Charizard. Oh mio Dio. Oh no. Charizard from Kanto. E ieri parlavo con Gian del fatto che non ho messo Dragonite. No. Infatti mi sarebbe piaciuto vederlo bello 3D. Allora, lei, il suo Pokémon preferito è Dragonair. Ok. Ma Dragonite lo odia, dice che rovina. Ah sì? Rovina il Pokémon. Detesto Dragonite. Ma perché... Quanto cazzo è bello Dragonair e quanto cazzo non c'entra niente Dragonite?
Non è giusto, non è corretto, perché io non posso avere un Dragonair che rimane bello così com'è e invece diventa brutto e arancione. Quando prima era bello e blu. No, non è giusto. Fai ridere in chat, Chiara ha due punti. Oh, Parratino. Più che altro a me dà noia il fatto che abbiano buttato via la linea di Dratini e di Dragonair, che tra di loro sono perfettamente coerenti, per farli evolvere in quella che è la copia cicciona di Charizard. Sì, è vero. Perché ci somigliano troppo, cioè si somigliano veramente troppo Charizard e Dragonite. Allora dico la pure effettivamente. Hanno esattamente lo stesso pattern, anche sì, l'interno delle ali, che è della stessa sfumatura di verde, verde petrolio. E quindi mi dà un sacco fastidio, cioè se fosse stato l'unico drago arancione ci stava. Grazie Orbital Knot. Grazie però, mille. Cioè, mi sarebbe quasi andato meno male, ok? Ma minchia, hanno rovinato quella linea per fare una copia. Almeno una cosa originale. Fammelo brutto ma originale. Ci tirerei strecciato un pochino. Ma sì. Secondo me ogni generazione ha dei design belli e dei design brutti, è un luogo comune ma è anche la verità. Penso se Dragonair si evolvesse in Lapras. Oddio. Beh. Aveva quasi più senso. Un Loch Nessone. Ah, sì. Chi odio di più tra Dragonite e Barbaracol? Merda, non so. Una bella sfida, Secondo me Dragonite, perché ti rovina il Pokémon preferito. Barbaracol fa schifo. E almeno ci capite e basta, cioè. Di Barbaracol mi dà fastidio il fatto che sia un concept che poteva essere fatto in maniera molto più figa. Grazie il panettiere. E invece è fatto di merda, è fatto di brutto. È vero. La mano di Fatima. E ha uno schema di colori improbabilissimo. Bianco, blu, marrone. Arancione, quattro toni di marrone, non so. Allora. Ma soprattutto fa cacare shiny e io l'ho trovato shiny. Capisci? Quindi lo odio proprio. Sei finito? Sì. Anch'io, aspetta. Quindi ragazzi dobbiamo preparare la discoteca prima della pausa. Ma io t'ho aspettato qui e non mi hai aspettato tu. Il rito. Camminiamo, leggiadri. Fino alla linea di demarcazione. Va bene. Fino alla linea di demarcazione. Vai, 3, 2, 1. Va bene, va bene. Io l'ho lasciato però, ho fatto bei cazzi suoi. Va bene, va bene. Camminiamo, sempre camminata, leggiadra. Niente, partiamo giù. Benvenuto a Sfida Palestre. Ci siamo già conosciuti, ma lascia che mi presenti ufficialmente. Io sono Azzurra. Mi dispiace che ti sia dovuto disturbare a cercarmi. Modestamente parlando, la missione del mio stadio è piuttosto ostica. Eppure tu sei riuscito a superarla, anche perché l'hai giocata in 847 demo quest'anno. Questo dimostra sicuramente la tua arguzia e quanto tu mi adori. Tuttavia, io e i miei Pokémon manderemo a monte tutte le strategie che escogiterai. Siamo? Oh, che figata! Se no, quasi a mezzo. Grazie i Buzzm. Ok ragazzi, elettrococcolella. Attenzione all'incorno. Aspetta però, Ora più tempo. Oh. Guarda come lo stiamo demolendo con questo bel crit. Attenzione all'incornata.
Però l'hai fatto apposta, volevi fargli sentire come quando va giù un Pokémon. Lady Porskar, guarda. Sogno livido a terra, privo di forze. Il suo bambino è stato malmenato e lei questo non può proprio tollerarlo. E con grande veemenza, roteata in faccia al Golding, che viene ucciso. Bella Jumpert! Ciao ragazzi! A che punto siamo? Siamo alla seconda palestra. Azzurra! Azzurra! Sei arrivato? Sì, ci sono arrivato. Ciao Robby! Tanto ora andiamo in pausa, ma se vuoi venire qua davanti non c'è problema. Bene. Allora, ci siamo. Ma come mai questo disco live? Perché la musica delle palestre l'hai sentita? Cioè, è incredibile. Bene. Lady Porskar. Lady Porskar. Porskar. Perché è il porrone. Ah, c'aveva pure Arrokuda? Mica me lo ricordavo. Quindi c'ha tre Pokémon lei. E te se c'ha il Dynamax. Complimenti. Attenzione all'acqua jet. Non mi ha fatto niente. Dai che critto. Dai che critto. No. Dai ancora. Siete 1728. Ma wow. Arrivederci e grazie signore. Crittone. Soltanto adesso. Ah ok. Non ho capito. Due in contemporanea, sì. Ho capito soltanto adesso. Stiamo giocando entrambe le versioni. Ok. Lei scudo e io spada, quella è la figata. Bellissimo. Va bene ragazzi, diventerò più bulky. Doppia Dynamax, non importa. Doppia Dynamax. Tu ancora non hai Dynamaxato? No, no. Ok, no. Dai. Signori, Dynadrenna scende in campo. Anche da me. Ti ha sdrumato. No, no, ok, dico ti ha sdrumato quel Pokémon. Tanto due turni. Ah, gli hai già tolto due turni? E Tripaloschi ne ha retto uno o ce ne ha retti due? Ne ha retto uno e la malattia. Grande! Quanto è bulky Tripaloschi? Boh. Oh vai! Ho pigliato sto porro, cazzo, te lo caccio tutto quanto. Dai, dai, diciamo anche noi qualche parola particolare, tipo Torchling. Torchling. Clungfling. Ora lo faccio io quello del cacca. Che è il Castle Lock. Vai, esatto. Vai. Sì, ora gliela faccio vedere io. Sono più veloce io. Ma più veloce lui. Bello. Cosa? Non ci posso credere. No. Mi ha shottato. No, ma veramente? Prima di settare la raid. No, mi ha mangiato la Dynamax. No. Non ci credo. Lady Porskar. Va benissimo. Va benissimo. Questo è un lavoro per Meta Knight. La maestra di Meta Knight perisce davanti. Ma lui con le sue due spade. No, no, no. Con le sue due spade combatterà il Pokémon gigante. Combatterà il Pokémon gigante. Vai, dai, dai. Combattilo, attenzione a Dynatenebre. Bellissimo questo è incredibile. Ok. Dai. Ragazzi, il cavaliere contro il mostro. Danno due. Perché principeggiare è un'arte. Ogni principe che si rispetti, guarda che danno fa. Immaginavo. Guarda. Attenzione al Dynaflusso. Deve vendicare la morte di Lady Porskar. Dynaflusso. No. Reggiamo anche questo. Mamma mia. Con la nuova mossa imparata dalla maestra, signori. E via. Facciamo scoppiare anche il dragone. Perché il cavaliere incula sempre i dragoni. Giusto. Certo. Quasi una volta o due al giorno. È vero. Dopo l'hai fatta? Non mi ha distratto. Non ho Dynamaxato. Non hai Dynamaxato? Vabbè, no. Ma quanti ce n'hai da Dynamaxare? Beh, volevo farlo un po' di inizio. Vabbè, ma perché tutti i problemi c'è? Non mi scoprono molto più semplice. Sì. È una squadra semplice. Cioè? E quindi, non dire i Pokémon che non ci sono, però. No, è tutta first gen. Ah, ok. Ah, vabbè. Sì, cioè, capito. Sei terribile. Terrificante. Quindi, boh. Attenzione. Reboot si prepara, deve salvare la sua squadra. Dai le secche. Sdainapugnagli la faccia. Sì. Bellissimo. Dai, una la legge. No, gli abbassa quella di fuori. Ah, gli hai abbassato le difese. Il punto era quello, è che mi sono dimenticata, stavate facendo un bordello della Madonna, mi sono dimenticata di cliccare. Oh, ma dov'è che è sempre colpa tua? Ah? Ti vogliono triggerare. No. Dai che hai vinto.
Dai una pugna, lo sei più veloce. Dai una pugno. Dai una pugno. Attacco che? Quanto fa di danno? 100 di danno. 118. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Hai sconfitto Azzurra Capo Palestra e Meta Knight ha sconfitto il dragone diventando un cavaliere migliore. Puoi fermare la discoteca. E i miei Pokémon mi... No, aspetta. I miei Pokémon migliori siamo stati trascinati via dall'impeto della tua potenza. Com'era? Sembravi che... Sembrava una prostituta triste. Sì, infatti ero un po' triste. Okay. No, non posso crederci. Com'è? Va benissimo, va benissimo, sei triste, vai, vai, ci sei. Non posso fare altro che mettere il tuo talento. Questo è un po' tipo... Sì, doppio senso. Orgogliosina. Ah, ok, orgogliosina. Okay, tu okay. E la tua squadra avete lo spirito necessario per affrontare tutti gli ostacoli che vi troverete... Davanti durante la sfida delle palestre. Sono sicura? Sono sicura che il vostro impegno vi guiderà dritti ingegno alla lotta... Ingegno. Ahia. Vi guiderà dritti alla lotta contro il campione. Non c'è prima. È stata una bella palestra. Possiamo catturare Pokémon fino al livello 30, però dobbiamo salvare. Ora dovete affrontare il capo palestra di tipo fuoco. Sono sicura che sarà più che felice di mettere alla prova la vostra forza. Per festeggiare voglio regalarti questo MT. Mulinello, va bene. E in più ecco in omaggio una replica della divisa della nostra capo palestra. Grazie. La divisa è bella quella di veleno. Sì, bellissima. Bellissima. Se siete riusciti a ottenere la medaglia acqua vuol dire che avete un grande potenziale. Ma vi terrò d'occhio. Ma infatti io sono convinto che tutte quante le tute lì dei capi palestra tu te le metteresti. Perché sono proprio tutte, il tuo streetwear. Allora, avete appena visto il negozio. Sì, è vero. No. Troppo bello questo gioco! Subito! Spese subito 10.000 investiti! Ovviamente! A dopo! Bacetti! Ciao! Bye guys.